Signore e signori, buonasera. Allora, io devo dire due parole di introduzione a quello che è un avvenimento abbastanza importante per noi del Centro Alberione, vale a dire la mostra, la prima mostra personale di Ivan Zoboli. Un amico prima mi ha chiesto: è uno dei tuoi allievi? Ho detto no, è uno dei miei amici, perché il laboratorio che io ho il piacere di coordinare è fatto da ragazzi, mi piace definirli così anche se siamo piuttosto vecchietti, che sono più amici che allievi. Oltretutto basterebbe guardare la pittura di Ivan, confrontarla con quelle che sono le mie cose, che è completamente diversa. Un laboratorio di pittura come questo, che abbiamo noi qui all'Alberione, è bello proprio per questa ragione, che non segue un indirizzo dato da un, tra virgolette, maestro, ma ognuno segue il proprio, proprio istinto. E Ivan è proprio quello che meglio di altri, senza togliere nulla a Gino, a Maurizio, agli altri ragazzi, quello che meglio di altri usa l'istinto come pittura, come stimolo per fare pittura. Io mi sono permesso di scrivere due righe che sono abbastanza, mi sembra, esaurienti di quello che è il motivo per cui Ivan dipinge e il come dipinge. Quindi non mi dilungherò su questo aspetto. Dico solo che, al di là dell'emozione che ho io, che me l'ha trasmessa Ivan, è emozionatissimo, non vuole venire qui. Siamo tutti amici suoi, quindi lo sappiamo che lui è molto riservato come persona. Ha detto: no, io ho già dato, le mie cose sono esposte, quindi non c'è bisogno che io venga a espormi. Questo è bello, no, quello che ha detto. Infatti è più importante l'opera di quanto sia importante l'artista. Guai all'uomo il cui nome è superiore alla sua opera. È più importante l'opera. È quello che rimane. Di noi tutto passa. Bene, grazie. Un invito a chiudere. Allora, qui abbiamo due amici carissimi di Ivan che ci intratterranno per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Ed è Alessia col pianoforte. Dov'è? Un applauso. E Nico con la sua poesia. Quindi Alessia adesso ci suonerà un brano come augurio a questo avvenimento e poi Vico ci leggerà qualcosa di suo. Grazie. Thank you.
anch'io posso dire di ricordare Ivan, che dipingeva in ogni angolo. Sono stato con lui a Lumana un anno, insieme abbiamo fatto delle cose sugli scalini di una casa che avevamo preso in affitto. Non c'era posto dove lui non dipingesse. Io ho sempre creduto, e glielo ho sempre detto a sua moglie qua, che può essere testimone, che prima o poi doveva saltare fuori qualcosa. In effetti è lui in ogni suo quadro, e io lo ammiro moltissimo. Mi sono esposto per venire qua, perché è un'idea che è stata un po' mia, un po' sua, per leggere qualcosa. Non sono poesie classiche, io faccio molto dialetto, per cui sono cose un po' brillanti e spero che vi piacciono. Mi accompagna Alessia in un modo allegrotto e comincio con qualcosa che interessa a tutti noi, che si chiama arteriosclerosi. È una rima baciata. Questa è stata una, non una delle prime, ma il foglio è anche molto vecchio. Svanei e il suo amico Pirei, duvciate San Faustei, ierblai andena a trover una sua amica al Clumber. La dalgisa di Guiton, l'appartatore in pensione, i riveni da suo capo e si venne dal sofà. Ragazzo, vlivo un caffè, grazie se, poggio il porle, il salspeppe per bine, o la glevi di scudei. Quando la torna la della con un sguardo a baccarà, beh, a fargli un caftirei la che manda svanei. Se, a chi spiotos di stracco ne occio un po' da male. Fini il pavar che il caffè e il tassè mi viene da lei. Alle porte in cusinò per la verri in albaslò. Saste che due minutei a vinso un caftirei la chi sde un po' svanita senza ferma gran fatica. Mentre steven per dir no, in avive mandesà. Leva e baf, bave leva, la sclerosi la trionfeva. Axè, Yarbu, a Valdebè, od caffè o zanendè. E al ritorno al cepirei. Se ne dite, anche svanei, le ormai vece la dalgisa, e memoria l'agna brisa, la ciacara sole mort, e la menta del sort, in tre orca son stelè, lanza offer bianco un caffè. E svanei, se le bella, la dalgisa, pochina. Questa, l'ambiente è parrocchiale, ma voglio dire, ci sono dei termini ormai usati dappertutto, quindi non è niente di particolare, secondo me, l'ho letto in altri ambienti. Si intitola Dal farmacista, sempre in rima baciata. Oh, signor Isolina, come vala? Insomma, per cagava la pala. Arriva a Severda, va farmacista, segui quel che io ho scritto in sta lista. A disposizione, che era la vestiora, cominciamo so che a fare in basora e ghita il Viagra, Cialis, tutti i bagai, lei siamo ancora del che la sede vuole per me, ma chi vi parlerò per davanti dei tre Osterga, tutti ti per sale male e la purga per andare al cor tonelevi per far sessi in tutti oro e aspirini, clisteri, sirot, papagale, padella per il cagò, ma cavamo tutto per la salita, ma perché tante mandi? Chi non può il balè? No, per adesso no. Ma sabato mi sposo, con Gino Malaves, un me vece ambros. E 90 anni a testa e tanta emozione, e quando allora c'ha anche la suppressione. E vesca gavì tutto quel campiese a me, la liste nostra la fan proprio a che. Questa è un rifacimento di un qualcosa che avevo letto, e questo è un pochino più importante, meno comica, però insomma ha un senso leggerla in mezzo a queste un pochino più brillanti. Ed si intitola Testamento. Ad ancestrali, a ragazzoni innamoredi, per fare snagulare la corona, chi sperna zugatler con chi barbai da ioci innamorè. Alla straluna i mat, per dergo un post, da pescare il finca per lor, perché consenta più che scade un san dir annica peschi lor. I color dal tramondo nel bassarena, e di fiore dal mare al blu dal sé,
per pittorarvi insieme ad un pincer ai lasto dei pittori. E a chi gavò a regarda poesia, a glassa al tempo per scrivere quel calvone, e che foi, e foi, e foi al po' sempir, per al gudion e qui che gandania. E a tot, ma tot, ma proprio a tot, a lasta vols dal vein, dal tron, quella di usdei, del cagnolei, del srireni, a lasta vols da fede e da speranza, chi van de già dal mani. A lasta un gran teatro per i navigatori, e al sole i veci, la neva, il merto, a me sta roba, i me l'han tutta regaleta, ma l'alma no, qua l'hai me l'han sopra stella. Io vado avanti ancora un pochino se volete, poi andiamo di là ancora un po', potrei star qua anche due ore, due ore e un quarto, a volte succede che, però sto qui molto bene, state tranquilli. Questa è molto vecchia, è una robina leggera del 2000, che bala. A Marcort la nota Sandunei, quando c'è pec la bala con Carlei, una bala c'è all'ive mai giapeva, ma che l'ambrosio, era una canoneta. A c'è in Berriegdur e in Bulata a San Partì Versca in bicicletta. Ma con l'orba, in bus, un bus e calbrisgò a San Cate per terra col buson. Fra una sniaseda e un po' che il San Giù, un barbagian, che era mes di stu, una canteda siamo indormente, per via dal vei che si vimperiaghe. Desde, Carlei, al tacca stranudia, a Getman, te qua c'è per dormire? Se, a Resilpont con la bicicletta, ma sono desde dal freddo stamattina, per forza, de, studiando la situazione, a manca quattro rasi nel senso. Avevo rubato da qualche parte, forse qualcuno la conosce, qualcosa anche in italiano, perché c'era qualcuno che dialetto qua non campana niente, per cui qualcosina ogni tanto. Erano i cinque segreti di una donna felice. Primo, è molto, molto importante trovare un uomo che condivida con te la responsabilità e i compiti della casa e che abbia un buon lavoro. Secondo, è importante trovare un uomo allegro che sappia godere del ballo, delle passeggiate e che ti faccia ridere. Terzo, è importante trovare un uomo tenero dal quale tu possa dipendere affettivamente, ma che non ti sottometta e inoltre non menta. Quarto, è importante trovare un uomo che sia un buon amante e che adori fare sesso con te. Quinto, è molto, molto, molto importante che questi quattro uomini non si conoscano fra loro. Prima non mi sono presentato, comunque il mio lavoro è anche quello di fare il medico ogni tanto e sono dermatologo e mi sono preso un po' in giro, ho fatto varie specialità, oggi vi leggo solo la mia, quella del dermatologo, così due paroline. Piaghe e crostoni, bolle e geloni, zecche, bidocchi, piattole, pulci, creste di gallo, come frittelle, lui tutto cura. Ma chi è? Il dottor della pelle. Guanti su guanti, maschere, occhiali, guarda la chiazza, la scruta, la studia, ma non la tocca. Ma sugli infettivi, ma solo la spedrà, però la consiglio castaga più in là. Pomati, pionguei, laverli in dumei, lontan dalla gente e niente rapporto. Allora sono greve, ma posso morire? No, sono nel caso che non voglio guarire. Ma se tutto quel tac-tac a spoli infeder, per la parcella, un po' la spetera. Prendendo un po' in giro il modo, vado avanti, chi è il regista? Faccio questo e poi se vai mi fermo, ancora un po' poi mi fermo, questa che è un po'... È una storiella questa, sapete che c'è il vizio di italianizzare del dialetto e dialettizzare dell'italiano nel modenese, tipo inquilino diventa aquilino, il vecchio polistirolo, sappiamo tutti i triciclici, tutte queste cose che ormai sono, passano nella nostra vita quotidiana. E questa è una storiella un po' così, che vede un po' di questi termini. L'aquilino del piano di sopra del mio
manda sempre la sua A-radio a tutto volume e gli autoparlanti fanno tremare i vetri del palazzo. Anche la moglie, che ha la bete, con il glicine alto, si lamenta. Ma lui è capace di fare nazioni più cattive di questo mondo. Spesso le fa tornare indietro le sue somministrazioni. Ha sparato completamente le buone maniere e anche se soffre di gastrica e polistirolo, mangia per gonzola colazione e per costituente beve 3 bicchieri di lambrusco. Infatti, spesso fa delle coliche e un giorno è andato dal cardiologo perché gli era venuta una crisi nella circonvallazione. È un lavoratore santuario, anche se fa parte della classe impiegaticcia. Il suo bambino, quando aveva solo sputato i denti, è stato colto dal gruppo e per fortuna si è salvato, ma soffre di adenoidi e di udite. Insomma, una famiglia che dovrebbe astenersi a tutte le regole e andare avanti a forza di zavaglioni. Invece lui è il non più sultra degli incoscienti. Pensate, un giorno è caduto in bocconi e tutti pensavano a un attacco di regina di petto incoronata. Invece lui ha preso un tirabuzzone e se n'è andato in cantina. Si sentivano dei ciocchi, ma dei ciocchi che sembrava una sagra. Quel vino l'aveva fatto lui con l'uva che aveva vidimato l'anno prima. Ne ha bevuto tanto che quando è tornato in casa ha cominciato a vomitare nel lavandino che è rimasto ammonito. La moglie un giorno con l'utero sanguinario è stata portata in sala tramvai, ma purtroppo ha avuto un aborto. Quando è uscita le è venuta la pleure, è guarita coi sulfamidici, ma dopo le hanno ordinato una mulsione che puzzava come un 11. Adesso accusa ancora un dolorosino ed è diventata estetica. Tanto meglio, così lascia il Walter al marito che ha la prospera. Grazie, alla prossima volta.